The Champions! Ciao ragazzi e bentornati sul canale dei Wolf Brothers. E stasera io e Marco siamo qui per registrare la live reaction di Borussia Dortmund Inter. Oh, ci siamo, non ho già visto che canna d'osso. Mi sa che è andato adesso, perché il Barcellona ha pareggiato 0-0 con lo Slavia Praga, quindi questa partita è fondamentale, cazzo. Fondamentale. Allora, opinioni a caldo pre-partita, come te la senti? Dai, l'Inter scende bene, è un buon momento, il Borussia non c'ha neanche Royce al Alcacer dal primo minuto, che no, Royce proprio non c'è, Alcacer parte dalla panchina, da quanto dice qua, Royce non c'è, quindi è la stessa formazione dell'andata per il Borussia, e quindi dai, noi abbiamo un Sensi in più in panchina, e quindi dai, speriamo bene. Ecco, scendono le coreografie. Oh, dai ragazzi, non mi dispiacerebbe neanche un pareggio oggi, però non si può perdere, perché sennò sono cazzi. Si parte, inizia Borussia Dortmund, Inter. Più forte la prossima volta, sbattiti più forte. Oh, Lukaku, no, Lautaro, Lukaku, dai. Lukaku, oh! Lautaro, no! Lautaro, Martinez, il toro, 1-0. Ha fatto bene Lautaro a non servire Lukaku. Ha preso il pallone, è partito, si è presa la responsabilità di tirare e ha battuto Burki. Inter in vantaggio. Che palla gli ha dato Candreva? Ma un fenomeno, va, bravo Lautaro qua, eh. Io avrei servito Lukaku, ma hai fatto bene anche così. Se segni va bene. Complimenti. 1-0. Perfetto. Ma poi ma vieni! Ma vai! Ma vieni! Ma chi sono? Oh! Ok! Dai. Oh, bellissimo! Ah, porca troia! Bravi però! Il contropiede dell'Inter è fulminante! La giocata da parte di Pratt che apre verso Schulz. Possibilità per l'uno contro uno, la giocata subito verso Hazard, accompagnata all'uscita da Godin, ha riaperto ancora. Dice oddio. La mette giù, cerca il soccorrimento in mezzo. Oddio Andanovic. Mamma mia. Cosa ha parato, ragazzi? Cosa ha parato con Andanovic? Mamma mia, ragazzi, che rischio. Che rischio. Oh, oh. Quindi Lautaro Martinez, ancora Skriniar, la mette in mezzo, ancora Lautaro. No, la lisciata. Ancora Brozo. No. Porca, troppa fretta, ragazzi. Oh, sta sbagliando un botto il Dortmund. Fallo. Palla, dice. Merda se sbaglia. Il recupero da parte di Barella. Tutto buono. C'è Sancho a terra. Sta sbagliando un casino il Dortmund, eh. Un casino. Sente il pepe in culo, sente. Oh. Lega, oh, grande, bravissimo. Lautaro Martinez. L'ha visto Candrevino. L'ha visto Torino. Vai! Vessino! La carroccia blu! Gol, Vessino, la carraccia ha colpito 2-0. Culo Dortmund! Gran giocata di Brozovic, bel passaggio di Lautaro per Candreva. Candreva con calma, controlla. Ah, mia, bravi. Serve Vessino che Candreva, batte Burki, 2-0. Candreva mi sta facendo ogni giorno di più comunque, ragazzi, lo dico. Una nuova rinascita per Candreva. Rinascita con Conte. Complimenti. Vessino qua bravissimo anche ad angolarla benissimo. 0-2. Bravissimi ragazzi. Bravissimi. Mamma mia Samir. Samir io lo amo. Io Samir ragazzi, io Samir gli devo fare una statua.
Che cazzo ha parato? Ma porca troia, ma non si può mai stare tranquilli, però. Davvero. Cioè. Mamma mia, Samir Handanovic, mamma mia, che fortunati che siamo ad averlo. Guarda lì, c'è questo qua, io l'avevo già vista dentro. Bravissimo. Ho perso 10 anni di vita anche qua. C'è la rega, ma porca puttana. Occhio. Ancora verso Götz, palla morbida in mezzo a cercare una deviazione. Handanovic, cosa ha parato Handanovic all'ultimo secondo? Fine primo tempo, Borussia Dortmund 0, Inter 2. Ci vediamo tra pochissimi secondi in una nuova location. Strunz, che cazzo fa questo? Chiudere una volta da sinistra. Che è rimasto alto. Hakimi dentro per Götz che gira e il pallone rotola in fondo al sacco. Il gol di Hakimi è il terzo gol quest'anno per lui in Champions League. Aveva firmato la doppietta vincente a Praga. Qui rimette in partita il Borussia Dortmund. Ragazzi, è andato via Marco e il Borussia ha riaperto la partita. Hakimi probabilmente non ha neanche colpito bene il pallone. Tutto riaperto a Dortmund. Non posso andarmene due secondi che il Dortmund segna. Porca troia, l'ho visto dalla grande schermo che c'è di là. Che gol di merda. Porca puttana, porca troia. Dal 2-0 al 2-2. Da una rimessa Inter. Non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio. Io non ci sto credendo. Che cazzo ha fatto? Chi è? Ma chi è? Chi è? Candreva! Non ci credo, ragazzi. No, prendere gol così no. Prendere gol così no. Prendere gol così no. No. Madonna, che nervoso. Non si può mai stare tranquilli con sta Inter. Mai. Oh. Ma non si è, sono andati. Sono andati. Completamente andati di testa. Completamente. Salta l'uomo, poi Sancho, ancora pallone dentro, arriva il ragazzi, non ci siamo. Basta, basta. Cioè, è una roba allucinante. Dal 2-0 al 3-2, tre gol nella ripresa del Borussia. Dai, andate a cagare, andate a cagare. Vogliamo uscire in Champions? Usciamo in Champions. La Champions non fa per noi, non fa per noi quest'anno. La Champions non fa per noi. Buona, fine, chiuso. Perderla così mi dà un nervoso, ma un nervoso. Dopo il gol del Borussia, non demoralizziamoci, proviamo a fare una piccola reazione per dire che ci siamo ancora. No, ci siamo chiusi, abbiamo preso il 2-2 e abbiamo preso anche il 3-2. Ce la siamo presa nel culo stasera. La vedo grigia, la vedo molto molto grigia. Oh ragazzi, fatti fregare come dei polli. Stasera abbiamo commesso molti errori e la stiamo pagando cara. Ma soprattutto sul gol del 2-2, ragazzi, non si può subire gol così, regalando palla da rimessa laterale nostra. Cioè, non si fa, non si fa. Bisogna stare più attenti in queste partite qui. Cioè, non si possono fare ste cazzate. No, Lautaro, Politano, oh, per sé. Oh, ma porca troia! Ma porca... Ma no, dai, questa era un'occasione, però. Questa era un'occasione. Venga,